Buongiorno ragazzi e ragazze, sono praticamente ancora in pigiama, mi sono appena svegliata, quindi notare la pettinatura, mamma mia. Comunque, prepariamoci la colazione che è meglio. Allora, qui ho delle cosine nuove, mi sono appena arrivate. Allora, prima cosa, ovviamente bevo un sacco di acqua quando mi sveglio, lo sapete. Sono sempre super super assetata quando mi sveglio, quindi ho bevuto praticamente metà del mezzo litro. E penso che prima di finire la colazione finirò il mezzo litro d'acqua. E poi ho queste cosine che mi sono arrivate da Food Spring, e c'è il Protein Muesli, che però è diverso dal muesli che mangio io di solito, quindi vedremo com'è, anche dei pezzettini di frutta, sembra molto interessante. Poi ci sono le bacche di Koji, che io non ho mai mangiato, le ho usate paradossalmente per i prodotti cioè tipo creme, prodotti skin care, ma non le ho mai assaggiate, quindi oggi sarà la prima volta, ma so che fanno super super bene, hanno un sacco di proprietà pazzesche, quindi evidentemente bisogna mangiarle. E poi qui ci sono, qui c'è frutta essiccata, e sono ananas e fragole. Io mangio solo le fragole, però, quindi al massimo devo tirarle fuori. E poi qui ci sono, questo è un superfood blend antioxidant, quindi sono delle, praticamente delle bacche, sono frutti antiossidanti, e io direi di provare. Qui, come al solito, non può mai mancare il mio yogurt greco. Poi vado ad aggiungerci il protein muesli, vediamo qui. Ok, riempire per bene la ciotola. Ok, ha un buon profumo, devo dire. E poi andrei ad aggiungere oggi, in realtà, queste bacche di Koji. Ah, in realtà avevo anche il misuratore che mi hanno spedito da Food Spring, però sono talmente abituata ad usare, cioè a non usarlo. Ok, e poi proviamo appunto ad aggiungerci le bacche di Koji. Le ho usate e hanno un buon profumo, però un po' particolare, non lo so, sembrano molto strane, ma appunto ho sentito che fanno super super bene, hanno proprietà antiossidanti e ringiovina, come si dice, cellulare, quindi aggiungiamone un bel po', magari troppo, non lo so. E questa praticamente sarà la nostra colazione. E poi direi di provare ad aggiungere anche un po' di crunchy fruits. Ok, visto che la frutta è essiccata, e sono stata fortunata perché sopra c'erano praticamente solo le fragole, quindi ho potuto prendere solo le fragole, vado a mischiare per bene il tutto in modo che si ammorbidiscano. Voilà. Ok, e a questo punto potrei aggiungerci dell'altra frutta, però sinceramente mi sembra più che sufficiente così. Quindi colazione pronta. Nel frattempo sto finendo il montaggio, in realtà ho aggiunto soltanto un po', ho aumentato la saturazione del contrasto dei colori, perché altrimenti le immagini sono sempre un po' grigie, quindi lo faccio sempre su Final Cut Pro. E tra un po', manca pochissimo ormai, tra un po', sì, è il 67%, quindi tra un po' il file sarà pronto da caricare, e caricherò questo video alle 17:30. Spero che vi piacerà, anche se ovviamente è un video più rivolto, come dire, agli altri influencer, ma non necessariamente, un po' una denuncia, che ovviamente quando vedrete questo video già sarà online. È un po' una video denuncia che ci tengo a fare, perché è un argomento appunto di cui secondo me si parla troppo poco, di cui secondo me si parla decisamente troppo poco, e è giusto che con il seguito che ho magari io ne parli, in modo da da aiutare anche gli influencer più piccolini, ecco. Quindi questa è la mia colazione, assaggiamola, vediamo, è la prima volta che assaggio le bacche di Koji, prendiamone una e proviamo. Molto buona. Buona, c'è anche una fragola. Forse potrei aggiungerci il latte di mandorla, che in questo momento non ho in casa, ma secondo me quel latte di mandorla sarebbe ancora meglio. Però devo dire, niente niente male. Una cosa prima che mi dimentichi, come vi ho detto, questo è un brand che mi ha contattato, Food Spring mi ha spedito tutti questi prodotti, quindi è una collaborazione che sto facendo con loro, e mi hanno chiesto se mi poteva interessare darvi dei codici sconto. Quando mi chiedono di darvi codici sconto dico sempre di sì, e molto spesso mi viene detto: ah, ma tu ci guadagni con i codici sconto, con la percentuale, a seconda di quante persone comprano tu guadagni di più. Assolutamente no,
Non ho mai accettato, a volte mi viene proposto, non in questo caso, ma a volte mi viene proposto, se mi viene proposto rifiuto sempre, perché io non voglio mai, 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 mai guadagnare se riguardo la vendita o, cioè non voglio mai guadagnare sulle vendite di chi mi segue, perché io non vendo niente, quindi assolutamente se vedete codici sconto sul mio Instagram, sul mio YouTube, sono solo codici sconto che io dico di sì perché magari a qualcuno può servire, perché alla fine non costa niente, cioè io ve lo do, se poi a uno interessa, ok, e tanto meglio se è il codice sconto, se poi a uno non interessa. Non interessa, però non ci guadagno mai, 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 mai niente, ci tengo a sottolinearlo, anche perché qualche volta lo dico, però, e poi mi viene detto, non è vero, no, non ci guadagno mai, mai, mai niente. Io se guadagno è sulla creazione magari dei miei contenuti, eccetera, ma mai sui codici sconto o sulla percentuale delle vendite, ci tengo ad essere chiara. Adesso che vi ho fatto questa premessa, posso dirvi che, allora, comunque ve lo metterò giù nell'info box, nella descrizione qua sotto al video. Oh, qua c'è Gatta Stellina. Ciao Gatta Stellina! Buongiorno, la tua stellina, vuoi le bacche di goji? No, voglio la bistecca. Ciao gatta scoiattolina. No, sei dove Denver? Non l'ho visto stamattina. Ciao gatta stellina, sei bellissima, sei bellissima. No. Quindi con il codice sconto Nicole YT YouTube, Nicole YT, comunque appunto vi metto tutto qua sotto nella descrizione, c'è lo sconto del 25% per le prime 10 che faranno acquisti e poi il 15% per tutte le altre, e il sito è www.foodspring.it, ma vi metterò anche questo giù nel box informazioni. Se gatta stellina mi fa parlare, scusi gatta stellina, scusi, eccola, adesso la videocamera è tutta sua. Ah, particolarmente affettuosa la gatta questa mattina. Gatto Denver? Gatto Denver? Perché lo chiami? Gatto Denver? Oggi dovete sapere che lo toglie la Denver. Ciao! Dove eri tu, piccolo gattino duro bianco? Sei tu da bianco? Sei tu da bianco? È un po' con arancione? Sei tu da bianco? Che bravo mio gattino duro bianco. Che duro bianco. Ok ragazzi, praticamente ci ho messo un sacco. Sono andata in cerca del... In realtà non ho vloggato per un po', ma poi sono uscita di casa, mi sono subito, mi avevo mangiato qualcosa, sono subito uscita per trovare il regalo di Tomas a San Valentino. E oggi non mi sono voluta truccare perché voglio assolutamente lasciare respirare un pochino il viso. E in realtà sto organizzando il viaggio di domani per Milano, però è molto probabile che io non ci vada perché tutti i treni in realtà che volevo prendere, che avevo indicato, sia quello dell'andata che quello del ritorno, sono tutti pieni, quindi non so nemmeno io bene cosa fare, perché in realtà avevo degli altri impegni sia domani mattina prima della partenza, adesso dovrei anticipare la partenza di 2 ore, sia il treno del ritorno, anche perché con Tomas abbiamo organizzato tutta una cosa per San Valentino e alla fine tornerei troppo tardi per poter fare qualsiasi cosa, quindi mi dispiace molto, però devo vedere un attimino se ci sono alternative. E per questo che volevo assolutamente comprare il regalo di San Valentino oggi, perché poi non sapevo se avrei avuto tempo, ma ci siamo! Allora, io non vi posso dire di che cosa si tratta, perché ho paura che Tomas se ne accorga. Perché magari vede il mio video, qualsiasi cosa, quindi non dirò assolutamente niente. Ho trovato... Diciamo che pensavo fosse più semplice trovare quello che cercavo, perché è una cosa che so che a Tomas piace un sacco, perché mi dice sempre che vorrebbe prenderla e non si aspetta però che gliel'abbia presa io, quindi vediamo. Non sono per niente brava a fare sorprese. E poi ragazze, cioè, ditemi se non è difficilissimo trovare il regalo perfetto per un uomo. Cioè, noi donne siamo molto più semplici in questo senso, perché gli uomini sanno sempre quello che vogliamo o quello che desideriamo. Cioè, per noi è difficilissimo notare gli sguardi assurdi di alcune persone che mi guardano tipo questa parla da sola. Ebbene sì, loro non sanno che io sto parlando con voi. Comunque questa cosa in realtà, pensavo fosse semplice da trovare, in realtà non è per niente facile, quindi alla fine però l'ho ordinata
e non arriverà esattamente a San Valentino praticamente, ma perché non potevo proprio ordinarla perché serviva la misura. Non dico nient'altro se no ho paura di rovinare la sorpresa. Quindi mi è stato dato una specie di prototipo per il momento da fargli vedere, da fargli provare soprattutto. E dopodiché però mi ha fatto un bellissimo, bellissimo pacchetto regalo, se riuscite a vederlo. Comunque, vi faccio vedere anche il mio outfit di oggi, struccata, struccatissima. Allora, outfit di oggi, vabbè, è una maglia che in realtà è di cotone. Io pensavo facesse caldo, invece fa freddissimo oggi. Poi ho il mio cappotto di Stella McCartney. E oggi, tra l'altro, ho voluto mettere la Jumbo, che non si vede ovviamente. La Jumbo, che non mettevo da un sacco di tempo, da quando ho preso la boy bag e lo zainetto, quello nero classico. Sto usando praticamente solo l'oro e quindi la mia Jumbo era un po' gelosa, quindi oggi ho fatto così. E quindi i jeans sono ovviamente di ASOS, non sto più a dirvelo, e le scarpe da ginnastica sono quelle di Valentino con le borchiette dorate. Cosa? Ciao gatto Denver! Ciao gatto Denver! Tomas mi sta chiedendo, vuole sapere se gli ho comprato qualcosa per San Valentino. No, perché? Non te lo dico! No, perché tu mi hai detto che qualcosa andavi a vedere. Ah, e quindi tu adesso vuoi sapere? No. Non si dice niente, scusa. No, non voglio sapere niente. Io volevo solo chiederti se hai trovato qualcosa. Non si sa. Non si sa. Forse sì, forse no, non si sa. Cosa hai organizzato per San Valentino? Non ho ancora organizzato. Ah, bravo! Mi piace che dice non ho ancora organizzato. No. Non ho ancora organizzato. Non ho ancora. No, un'ora prima San Valentino. No, scusa, hai prenotato il ristorante? Non ancora. No, ho già chiamato per il ristorante. Per due ristoranti, vedremo quale dei due andremo. Ah, sì? Ah, quindi scegli tu? No, siamo tutti e due, però okay. Il discorso è che ho chiamato due diciamo delle possibilità che mi sono messo in testa. Ah, ok. Però non ho ancora parlato con nessuno perché non hanno risposto. Sì, sono chiusi ancora. Ah, boh, ok, quindi qualcosa hai fatto, che bravo patatò. Vuoi che ti dico che ristoranti? No, sorpresa. Basta che andiamo anche al cinema. Sì. Voglio andare al cinema a vedere un film che decido io, che non sia Stallone, grazie. No. Cosa? Perché c'è Stallone? Non so. No, non credo. Decideremo no, insieme. No, perché i film suoi li andiamo a vedere subito noi. Ah, subito? Sì. Che culo. Sì, bravo Denver, bravo. Allora, Tomas vuole raccontarci quali sono i film da vedere questa sera, quali sono le opzioni. Allora vai. Allora, sono pronta. Me li sono anche segnati qua, così. Ah, ok. Non sai guardare. Ah, no, ok. Scusa. Allora, ok. I bei film oggi sono. Povera me, ho paura. Secondo me c'è minimo uno di Clint Eastwood, Renato Pozzetto e Stallone. Vedremo. Allora. Ci ho azzeccato, allora. Sicuro. Ok. Su Rai 3? Sì. C'è un film che non conosco, infatti però l'ho segnato. Perché l'hai segnato? The Eagle, non so. Mai sentito. Non so, neanche non l'hai sentito. Ok, scartato, vai. Di Tatum e Bell, non so. Oh, Channing Tatum? Sì, Non conosci Channing Tatum? No, ma è super famoso. Mai sentito? Ma è super famoso. Bell, non so. Tomas conosce solo gli attori tipo quelli vecchissimi, tipo no. Stallone. Okay. Sharon Stone. Okay, poi. Rai 4. Sì. Secret Window Horror. Oh, questo con Johnny Depp. Sì, questo l'ho visto, mi piace questo qua. Ok, questo è Rai 4. Hai segnato anche un horror per me? No, hai segnato perché c'è Johnny Depp, ok. Interessante. Beh, un horror. Dopo, Rai 5. Poi Rai 5, L'attimo fuggente. Cioè? Questo è un film. Già vedo che è un pacco. Ma questo è un film, diciamo, vecchio, ma diciamo, se non ricordo bene, è molto bello. Cioè, con chi? E non scrive qua, però... Ah, però L'attimo fuggente mi dice qualcosa. È un film molto famoso, però non mi ricordo bene quale, cos'è. Ok. Rai Movie, poi ci sono due possibilità. Ok. Anzi, una. Poi c'è un'altra più tardi. Una? Un'altra più tardi.
Ok. Allora, una è di Henry Fonda. Chi cavolo è? Chi è Henry Fonda? Tempi di terrore. Oh, santo Dio. Western. Oh, no! Guarda che faccia hai fatto quando mi hai detto western. Già lo sapevi, guarda. Io pensavo fosse di Clint Eastwood. Non è di Clint Eastwood, ma sempre western. È Henry Fonda. Non sono andata invece, molto... Cavolo, c'è Henry Fonda. Invece l'altro western... No, un altro pure! No, quello dopo. Cioè, porca miseria, che culo. Uno è il 9:10, uno è il 9, uno è l'11. Qual è sta rete disgraziata che continua a mettere sti western? Rai Movie. Ah, Rai Movie. Di solito questo, sono su Rete 4. Questo qui invece. Sì. La maschera di fango. Western. Cioè? Di... Cooper. Un altro western. Basta con sti western. Questi due western. Questi senti. Due. Poi. 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 Rete 4. Un altro western. No, questo è mitico. Oddio, no. Questo è veramente mitico. Bomber. Cos'è Bomber? Oddio, sto già ridendo. Bud Spencer. No! Lo sapevo. Ho detto Bud Spencer prima. Ho detto che sarà di Bud Spencer. No, cosa dello cavolo? Devo dire Bud Spencer. Lo sapevo. Non l'hai detto. No. Bud Spencer oggi Bomber. Ok. Poi canale 5. Di cosa parla di Bud Spencer che fa il giocatore che gioca a calcio? Mi pare che gioca a football. Ah, ok. Poi canale 5. Sex and the City 2. Ma non ti piace Sex and the City? Mi piace, l'ho solo segnato per te. Ah, grazie. Poi comunque comincia alle 11:20. Ok. Di Parker. A Parker l'attore, non conosco. Sara Jessica Parker! Oddio mio! No, ragazze, no, vi prego, qui adesso ti devi pentire. Pentiti che non sai chi è Jessica Parker. Pentiti. Ma io poi, Sara Jessica. Io poi, pentiti. Io se la vedo so. Ti stai pentendo? Però così il nome Parker non so. Sara Jessica Parker. No. Sex and the City. Sì, conosco il film, però non l'ho mai visto. E neanche se la Jessica Parker non conosce. Non so dove vedere la foto. Io non ho parole, domani chiedo il divorzio. Ok, vai, poi. Allora. Sì. Parker, non so chi è Parker. Poi, Italia 1. Sì. Preparatevi. Oh, santo cielo. I Mercenari 3. Oh, no. Stallone, lo sapevo che c'era Stallone. Io lo brutto. Io lo sapevo che c'era Stallone. Cioè quando Tomas mi dice che c'è un film fichissimo che dobbiamo assolutamente vedere, 90% che è Stallone, 10% si divide tra Bud Spencer e Clint Eastwood. Ma è vero? Anche Terence Hill, dai. Ecco, vabbè, sono assieme, Bud Spencer e Terence Hill è una cosa unica. E poi c'è anche Robert De Niro, mi piace. Robert De Niro. Albert De Niro? No, Robert De Niro. Robert De Niro. Scusami, cos'è sto film con Stallone? I mercenari. Cioè cosa fanno? Si danno botte e sparano. Azione. Sparano e si danno botte. Azione. Quindi sparano e quindi sarà qualcosa tipo lui che mafia, mostra i muscoli. No, mafia. No, strano. Come mai non mostra i muscoli? Okay, mi avanti. Devo preoccupare. Iris. Oddio, Iris. Non è finito. Space Cowboys. Cos'è Space Cowboys? Un altro western. Ma non ci posso credere. Cioè voi che mandate questi film in TV, no? Cioè veramente, ma me li mandate a me? Cioè lo fate apposta? Perché a questo punto non può essere una coincidenza. Posso andare avanti? No, ancora. No, dopo questo Space Cowboys alle 11:40 c'è Stanno tutti bene. Everybody. Oh. Everybody. Fine. Questo è di Robert De Niro. Robert De Niro, l'ho visto, ma è molto triste. Ti dico che è parecchio triste. Questo è commedia. Sì, ma non è vero, è davvero triste. L'ho visto ed è proprio un film triste. Questo qua è alle 11:40, diciamo più tardi. Comunque l'ho segnato. Poi la 7. Ancora? La 7. Santi Dio. La 7. Andiamo avanti. Ci sono due film qua. Uno è alle 11. Uno è cioè, scusa, 10. Cosa facciamo? Zapping tutta la sera? 11:30, no. Decidiamo. Alle 9:10 c'è il Grinta. Western di John Wayne. Do un altro western. No, non ci posso credere. Vi prego. Cioè, ma è possibile che ce ne siano tre? Tre di western? Non è cioè, possibile. Mitico. Questo, secondo me te lo stai cioè, inventando. Ti dico subito che se lo stai inventando, il Grinta, mi sta prendendo in giro. Posso dirti, il Grinta è uno dei più bei western di tutti. Cioè, proprio oggi. Famoso, essere. Sì. Allora, e poi... Almeno mi ordinerò sushi così mi tirerò un po' sul morale. Altro film di John Wayne, oggi. Non ci posso credere. All'11... Mi stai prendendo in giro. No, questa è la programmazione di tutto il mese. È alle 11:30. È l'uomo che uccise Liberty Valance. Questo è il mitico. Mai sentito. Del 62. Mitico. Boh, ok. Adesso bruciamo questa pagina di giornale. Allora, qua è tutto. Brucia tutto. Ah, poi c'è ancora uno film. Oh, no. Film, oh, no. Planet TV. Sì. E...
È di Sean Connery. No, pure Sean Connery. Però alle 10:30. Basta. Basta? Per fortuna, basta, sì. 76, tutti quelli che piacciono a te, a parte Sex and the City. No, a me piace quello con Johnny Depp. Quello con Johnny Depp ci piace, quello di Stephen King, secondo me è di Stephen King, quello horror con Johnny Depp. Guardiamo Johnny Depp? Niente Stallone? Niente Clint Eastwood? No. Cosa? Diciamo che io principalmente, diciamo Clint Eastwood, posso anche lasciare per oggi. Ah, ok. Ma Stallone no. Cioè... Stallone no. Porca miseria, ci serve un'altra TV. No, ce l'abbiamo in camera, mi dimentico sempre. Il problema è questo, i Mercenari è il terzo film, non è il primo. Ah, vedi? E allora niente da fare, guardiamo Johnny Depp. Perfetto, deciso. No, sono John Wayne. Ah, ecco, te pareva. Il grinta. C'è già l'alternativa. Io guarderei il grinta. Meglio che me ne vado. Guarderei il grinta. Ok, ciao, mi rimetto le scarpe. Ciao, arrivederci. Stiamo guardando i Mercenari 3. Anche se Tomas non è tanto contento, perché dice che non abbiamo visto l'uno e il due. Anzi, l'uno l'abbiamo visto, però non abbiamo visto il due. Non mi piaceva neanche l'uno, devo dire. No, effettivamente no. Però, devo dire, Stallone, attore di livello, cambia sempre, cioè, fa sempre ruoli diversi, no? Spazia un sacco tra dramma, romantico, commedia, thriller, cioè fa sempre la stessa cosa. È sempre lui armato che da botte spara. C'è anche lui. Oh, Mel Gibson, Mel Gibson ci piace. Wow. Schwarzenegger. E Schwarzenegger, eccola. Vabbè, un altro che fa solo film tipo. Guarda, anche questo qua è quello di Rocky 4. Guarda questo, il russo. Un altro che fa solo film del genere. Ammettiamolo. Aspetta, dopo c'è ancora uno è famoso. No, solo loro. No, questo qua. Mai visto. No, questo qua è famoso, anche lui. E i film sono finiti, Tomas adesso è andato a farsi la doccia e io nel frattempo mi sono fatta la manicure ed ho usato questo smalto, il Ceramic Effect di Laila Cosmetics, e questo è il numero Ceramic Effect 45. Mi piace molto questo smalto, ce l'ho veramente da tantissimi anni, ma è ancora perfetto, non si è asciugato né niente, ed è questo rosso aranciato, secondo me molto molto bello. Come base coat invece ho applicato questo di Dior, che veramente sia il base coat che il top coat di Dior sono fenomenali. Io purtroppo tendo a non utilizzare per pigrizia quasi mai il base coat, metto sempre solo colore e poi top coat per sigillarlo, ma mi rendo conto che si nota la differenza quando metto il base coat, perché lo smalto viene più omogeneo sull'unghie e poi mi dura di più. E invece come top coat ho utilizzato questo di Siate. Dissi a te che è il Speed Coat Fast Dry Top Coat, infatti si asciuga molto molto in fretta, è un po' rosato perché lo metto sempre subito dopo agli smalti rossi e quindi si è un po' colorato. Comunque, alla fin fine, novità, perché siamo stati praticamente in contatto fino a sera tardi, ma alla fine siamo riusciti ad organizzare il viaggio di Milano e vado per Too Faced Cosmetics a Milano, appunto. Non siamo riusciti a prenotare i treni che avevo richiesto, perché purtroppo è stata una cosa dell'ultimo minuto, quindi i treni erano già tutti occupati, già tutto sold out, però alla fine abbiamo risolto così, e cioè viene a prendermi in autista. Un autista mi porta a Milano all'evento, alla cena, e poi mi riporta subito a casa, perché in realtà mi hanno offerto di fermarmi una notte a Milano, ma sinceramente non avrebbe avuto tanto senso, perché poi la mattina dopo sarebbe stato tutto un pochino più difficoltoso, nel senso che avrei dovuto portare la valigia pesante eccetera, quindi alla fin fine mi è molto molto più comodo così tornare subito a casa, anche perché Tomas questa volta non può assolutamente venire con me, e quindi sarebbe, insomma, preferisco tornare subito a casa, anche se tornare a casa probabilmente tipo alle 3 di notte, perché se la cena finisce alle 11 e Milano è più o meno a 4 ore e mezza da Trieste, insomma fate i calcoli che tornerò a notte fonda a casa. Però non mi dispiace, devo soltanto
caricarmi il power bank per avere batteria, perché non sempre gli autisti hanno il caricabatterie, quindi voglio essere sicura di poter lavorare, magari rispondere alle mail eccetera dalla macchina. Altra cosa che volevo dire, perché prima abbiamo menzionato L'attimo fuggente, no? Il film, e io non, cioè, mi ricordavo di questo titolo, però non sapevo di che film si trattasse, e poi sono andata a vedere su internet ed ho visto che Attimo fuggente in realtà è uno dei miei film preferiti, con Robin Williams, che è sempre stato il mio attore preferito da quando ero piccolina, e solo che io non sapevo che si chiamasse L'attimo fuggente, perché io l'ho sempre visto in inglese, e in inglese in lingua originale il titolo è completamente diverso, cioè non c'entra niente con L'attimo fuggente, ma in realtà non era quello il film che hanno trasmesso oggi, perché era una cosa che durava tipo soltanto 40 minuti, quindi non era purtroppo quello, altrimenti l'avremmo visto, perché anche a Tomas piace moltissimo Robin Williams, piaceva insomma moltissimo Robin Williams, e quindi ai suoi film, e quindi purtroppo non era quello. Volevo soltanto menzionare, perché in realtà è un film che adoro, tutti i film di Robin Williams, vabbè, mi è piaciuto tantissimo Patch Adams, vabbè, Mrs. Doubtfire fa parte della mia infanzia, io lo seguivo, cioè lo guardavo, ormai è deformazione professionale, come si dice, parlo come agli youtuber, i film li chiamo video e dico lo seguivo, no, in realtà lo guardavo anche quando faceva Mi chiamo Mork, che era una cosa, io ero piccolissima, ma l'ho sempre adorato. E poi c'è un altro film, anche lì io so sempre solo i titoli inglesi, in cui parla dell'aldilà, bellissimo, bellissimo film davvero, era una persona speciale Robin Williams, e se avete l'opportunità di vedere L'attimo fuggente, guardatelo, perché insegna tanto, secondo me, tanto quel film. E questo è quanto sostanzialmente. Adesso sto aspettando che si asciughi completamente lo smalto, anche se in realtà è già asciutto. Mamma mia, mi vedo, vi giuro, quando sono struccata ho sempre il viso talmente arrossato che mi sembro sempre un peperone, cioè sembra sempre che io mi sia presa un'insolazione, invece è proprio la mia pelle che è così, pazzesco, perché sì, hanno anche il collo in realtà. E moltissimo mi chiedete, ma perché hai le mani rosse? Ragazze, il fatto è che la mia pelle purtroppo è super super delicata, quindi già solo il contatto con il freddo, con l'aria, non sto scherzando, quando c'è vento, purtroppo a Trieste ci lavora, che è forte, vento forte, freddo, mi fa diventare la pelle, le mani e tutto quanto completamente rosso, quindi purtroppo è così, non vi spaventate e non vi preoccupate, è semplicemente la mia pelle che è così, vedete anche le mie labbra diventano subito rossissime, cioè sembra che io abbia rosse invece il mio colore, quindi questo è quanto per i vaneggiamenti della sera. Adesso vado subito a montare questo video, così domani prima di partire lo preparo già su YouTube e va in onda alle 17:30, quando anche se io sono in viaggio, quindi vi mando un bacio grandissimo, bacio mia family, vi voglio bene, e noi ci vediamo domani mercoledì con un nuovo video, ciao.